Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Parlando sempre di sicurezza, anche se abbiamo già trattato l'argomento in un altro video, ve lo metto qua sopra nelle schede in modo che così possiate andarlo a vedere. Avevo la necessità di videosorvegliare l'interno del camper e dopo varie ricerche forse ho trovato il prodotto che cercavo. Ho trovato questa videocamera della Blink. Credo che la Blink sia una company di Amazon e quindi si compra tramite Amazon e si hanno tutte le garanzie sull'acquisto. Se il prodotto non ci convince, non ci piace, è rotto o per qualsiasi motivo lo vogliamo restituire, si rimpacchetta e si rispedisce ad Amazon stessa. Ma veniamo alle caratteristiche di questa videocamera. Eccola qua. Batterie, due mini stilo, funziona a batterie. Non sono due mini stilo, scusate, sono due batterie AA. Al litio, si trovano su Amazon da 1,5 volts e durano 2 anni. Dopodiché l'applicazione vi avvisa che si stanno scaricando e le dovete cambiare. Eccolo qui. Faccio vedere l'interno. Poi lo leggo perché non me le ricordo tutte. Beh, formato Full HD 1920x1080. Eccoli qui le due stilo AA. Audio bidirezionale, quindi hanno un microfono e un altoparlante. Archiviazione sul cloud completamente gratuita, quindi memorizza i video sul cloud, su una piattaforma che potete rivedere, buttare via oppure automaticamente si cancellano. Può essere installata sia internamente che esternamente e in modo veramente semplice. E ha una visione anche notturna, diurna e notturna, c'è un infrarosso, questo qua. Ma da che cosa è composto tutto il sistema? Il sistema appunto è composto dalla telecamera, io l'ho già tirato fuori, ho già provato, ho già fatto l'installazione, adesso vi faccio rivedere il tutto, quindi dalla telecamera, dal suo attacco, io adesso qui ho messo un velcro, da una seconda basetta, volendo si possono mettere le viti, avvitarlo sulla parete, avvitarlo sul soffitto, dove si vuole, e dal suo hub che ho messo qui, questo qua, è il suo piccolo hub alimentato non dall'inverter, ma l'ho alimentato direttamente dalle prese 12 volts del camper. Io utilizzo ho questo tipo di prese qua, si trasformano in USB e l'ho attaccato alla presa, così non devo usare l'inverter, quello è spento, perché l'idea è di lasciare il sistema attivo per molto tempo, per giorni, ok? Quindi poi farò anche un test sull'assorbimento della batteria, ma ho visto che più o meno siamo sugli 0,5 ampere, pochissimo. Dopodiché, di che cosa ha bisogno questo kit? Ovviamente di una rete internet. Allora, utilizzo questo, il Pocket Wi-Fi. Questo Pocket Wi-Fi, linea dati, ha la possibilità anche di essere alimentato sempre dalle prese USB, quindi lo alimento sempre con la rete 12 volt del camper, e in più se ha un segnale basso, in questo caso no, siamo il segnale lo segna pieno, comunque abbiamo la possibilità di utilizzare delle antenne esterne, sono queste qui, eccole. Base magnetica, ho
sono antenne passive, non è che sono prealimentate. Il mio wifi utilizza, vediamo se riesco a mettere fuoco, utilizza questo tipo di attacco. Ok, si mette all'interno così. Una o due antenne. Dopodiché l'antenna si posiziona sul tetto dove si vuole, e questo dà un buon guadagno al pocket wifi. Ho fatto degli esperimenti, aumentano almeno un paio di tacche, in modo che così si ha la internet, perché questo sistema funziona tramite cloud, quindi tramite internet, e un'app che dovete installare sul telefono. L'app che si installa sul telefono, appunto, si chiama Blink. La configurazione dell'applicazione è molto semplice, e basta inquadrare il QR code della telecamerina, scegliere la rete wifi, inserire la password della rete, e dopodiché il gioco è fatto. Basta solo posizionarla in un punto che vi fa vedere il più possibile l'interno del camper. Ok, scrivetemi qua sotto le domande, vi risponderò, anche perché sono videocamere che sto utilizzando anche in casa e quindi sono molto comode. La posiziono qui, ok, per adesso, voglio fare un test, una prova. Ok, ho selezionato la camera del camper, l'ho già preconfigurata prima. Andare invece a scegliere la zona di attività anche in maniera molto dettagliata, perché ovviamente il camper ha le finestre, qualsiasi cambiamento di luce, persone che passano vicino, riverberi potrebbero attivare la registrazione, ma noi questo non lo vogliamo, e quindi nella zona di attività possiamo andare a impostare una zona precisa nella modalità avanzata. Quindi zoom la telecamera, zoom, e si vanno a scegliere dei punti. Ad esempio, ho scelto questo: se dovessero aprire la porta, il movimento dell'apertura della porta mi avviserebbe. Ho scelto questa zona qua di passaggio, è una zona abbastanza scura, il sole non dovrebbe interferire, e questa è una zona di passaggio se dovessero aprire il portellone laterale. E in più ne ho messa una qua vicino al bracciolo del sedile, è un'altra zona dove se dovessero aprire le porte del camper, una a sinistra quella dell'autista e una a destra quella del passeggero, la camera inizia a registrare. Operazione completata, torniamo indietro. Questa è la preview che abbiamo scattato prima per ricordarci che questa è la telecamera del camper, e non dobbiamo fare altro. Quindi adesso io la proverò, monitorerò il tutto. Il consumo, come potete vedere dal display, è veramente basso, segna 0,4 ampere. Come potete vedere, niente di complicato. Se avete delle domande, scrivetemele qui sotto nei commenti. Pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, solite cose. D'accordo? Grazie, ciao a tutti!